quando capitano queste cose poi mi fermo e dico o siamo tutti schizofrenici o veramente qui c'è qualcosa che sta cambiando. Propendo per la prima, siamo schizofrenici. No, dicevo una cosa a Sergio che è quello che ho pensato tante volte quando ho fatto quel discorso e tante volte qualche persona mi ha detto ma non ci hai avuto paura? Perché ti alzi lì e dopo 20 anni ti guardi in faccia, Berlusconi non l'ho guardato in faccia, non c'era, e gli dici sei un pregiudicato, sei un condannato, non hai fatto niente, sei stato questo, sei stato quest'altro. E ti metti contro forse qualcuno che per 20 anni ci ha fatto credere che fosse la persona più importante in Italia. E io ho pensato che è vero, che io sono anni che vivo nella paura, ma non nella paura di dire la verità, vivo nella paura di svegliarmi la mattina e di aver perso il posto di lavoro, vivevo nella paura di non sapere se riuscivo a pagare le bollette, vivevo nella paura di non sapere oggettivamente quando ho sentito ieri sera Valeria che mi guardava e mi diceva preferisco vivere 10 anni di meno ma non lasciare questa terra, anche se so che rimanendo qui potrei morire, perché quello che hanno combinato è questo. E allora tu ti scopri che le persone ti vedono, mi stringono la mano, mi fanno le fotografie. Io fino a 9 mesi fa ero il signor nessuno. Gasparri dopo il mio discorso ha detto che fosse solo, anzi no, dopo il mio discorso, dopo quello che ho detto a Pomigliano, quando ho detto che se mi passavano di sotto a qualcuno forse li avrei sputato, ma erano le stesse cose che dicevo un anno fa quando stavo in televisione, quando li sentivo parlare e pensavo io ti sputerei, ma ti rendi conto che stai dicendo, cioè mi stai prendendo per il culo da 20 anni e continui a farlo. E penso e pensavo che quel giorno non sarebbe mai venuto. Che probabilmente eravamo un popolo destinato a rimanere nell'ignoranza e che una persona come me che ha un diploma, perché io a 17 anni ho perso mio padre, perché a 18 devi andare a lavorare, perché funziona così la vita per noi comuni mortali, per il nulla nel quale Gasparri mi ha inserito, quel nulla che sono 20 milioni di persone, forse qualcuno di più, che non contavano più niente, che non avevano il diritto di parlare, che dovevano prendersi la situazione preconfezionata come la vedevano loro e doveva andarci bene, doveva andare bene così. E invece è successo, a mio avviso, un miracolo e quel 25% ha portato là dentro, dovevamo essere molto di più, ci siamo rifatti i calcoli dopo aver saputo, no, anzi dopo avervi fatto ammettere che la legge elettorale era incostituzionale, noi dovevamo essere 80 al Senato e 170 alla Camera, un plotone di esecuzione per questi partiti. Perché è così che ci vedono ed è così che dovete sentirvi voi. Io sentivo che vogliamo darci delle regole, ma questo gruppo, questo movimento non aveva regole, ha una gran voglia di dire le regole che ci avete dato non ci stanno più bene ed è una battaglia che ti dà la forza la mattina di svegliarti e di pensare che se Paola Taverna sta al Senato, senatrice della Repubblica Italiana, che si alza in piedi e che dice prima Letta per favore vai a casa, dopo Berlusconi a te ci ho mandato, si può fare tutto, si può fare veramente tutto. I vostri figli, lo sapete il giorno che io ho scelto di candidarmi? Mi è arrivata la letterina lì di Beppe Grillo dove diceva visto che tu nel 2007 sei stata una delle folli che già ti sei candidata quando veramente eravamo gli amici di Beppe Grillo, io andavo in giro con lo chiamavamo il banchetto itinerante perché se facevamo da metropolitana a metropolitana questo banchetto aspettando dove uscivano per raccogliere le firme, se ti vuoi candidare. Io un giorno parlavo con mio figlio perché finiva la quinta elementare, dove andava a fare la prima media, dove andava, l'ho guardato e gli ho detto ma che ce l'hai a fare a studiare? Cioè, ma tanto quando c'hai 15 anni imparate un mestiere, va a fare l'idraulico, va a fare il carpentiere, perché tanto non c'è lavoro, non puoi fare niente. E mentre parlavo dicevo, cioè io sto dicendo a mio figlio non studiare, io sto dicendo a mio figlio vai a fare il manovale perché oggettivamente questo è l'unica speranza che hai qui in Italia. Ho aperto il computer, ho detto mi candido, voglio andare là dentro, ci voglio credere che le cose si possono cambiare e in 9 mesi abbiamo smontato la Seconda Repubblica. In 9 mesi noi abbiamo fatto quello che queste persone ci hanno fatto credere che non si potesse fare, cambiare questo paese. Ma quanto è difficile? Ma qualcuno di voi ci crede che questi non lo sapevano che la legge elettorale era incostituzionale?
Qualcuno di voi ci può credere che ci sono fior di magistrati, avvocati, ci hanno tutti in titolo, poi non si sa dove se lo so comprato il titolo, perché anche questo è da vedere, però sono tutti qualcuno. E tu mi fai votare 8 anni con una legge che è incostituzionale, dove io non potevo scegliere il candidato e dove io, una maggioranza che non esisteva, quella con la quale oggi il PD ci sta ancora governando, mi trovavo a dover accettare delle regole che nessuno di noi condivideva. Ma qualcuno si è domandato come mai noi abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione? Ci hanno trattato tipo un'azienda, è finito il sociale. Abbiamo perso la sovranità monetaria, non abbiamo lavoro, ma quanto a Berlusconi gli abbiamo detto, ma in 20 anni, ma che cosa hai fatto? C'è qualcuno dentro questa sala che mi sa dire in 20 anni il signor Berlusconi che cosa ha fatto? Ma in questi 9 mesi questo governo che cosa ha fatto? Ha fatto solamente una cosa, ha fatto finta di togliere l'IMU, ma solo questa, eh? E ve lo dico sinceramente, perché io prima di venire qui ci ho pensato, ho detto, ma vediamo che ha fatto il suo governo, perché dai su, sei sempre a criticare. L'IMU? E ci hanno messo prima la crisi, quando si eravamo imparati che era la crisi, l'hanno cambiata e l'hanno chiamata la IUC. Se siamo fatti 2 mesi in bilancio cercando di capire come potevamo fare qualcosa nella legge di stabilità, dopo 2 mesi ci hanno mandato col primo disegno che ci avevano consegnato a dargli la fiducia. In 8 mesi abbiamo votato la fiducia al governo, abbiamo votato la fiducia alla legge di stabilità, abbiamo votato la fiducia all'ultimo decreto, quello lì sulle missioni, le missioni di pace, stiamo dando i soldi per la pace mascherata, anzi per la guerra mascherata da pace, in giro per il mondo. Non abbiamo discusso un solo disegno di legge, non c'è un solo lavoro che abbiamo fatto attualmente all'interno del Parlamento che parte dalle commissioni, sono stati esclusivamente decreti legge fatti dal governo, proposti al popolo e obbligati ad accettarli, perché dopo 60 giorni che cosa fai? Lo fai scadere. E allora quel minimo, quel filo di speranza che c'è all'interno di quel decreto legge che tu devi e vuoi dare al popolo italiano, te lo devi prendere insieme a tutta una serie di schifezze. Le province, cioè Renzi si sta a fare la campagna elettorale dicendo che vuole abolire il Senato, non hanno abolito ancora le province, sono 20 anni che lo dicono. Il rimborso elettorale, ma se va in porto l'ultima della sentenza della Corte che ci devono ridare un sacco di soldi, ci devono dare 3 miliardi, abbiamo fatto un referendum e si sono inventati che non era così, dopo il rimborso hanno messo il finanziamento. Quando avete voglia la mattina di svegliarvi, io capisco, io ogni volta che vi sento penso, cioè, voi dovreste essere evacuati da questa terra, ve ne rendete conto? Vi dovrebbero evacuare, voi siete su una bomba, su in Altitalia si stanno, sono inermi davanti a un buco enorme che gli stanno facendo dentro una montagna, quando a distanza c'hanno un altro buco dove non passano più manco le merci, gli stanno inventando qualunque cosa. Lo dicevo prima, 1 centimetro di TAV vale 10 asili nido, 1 centimetro, ma volete 1 centimetro di TAV o volete 10 asili nido? Ma perché non ce lo chiedono questo? Perché il Movimento 5 Stelle non può veramente fare il miracolo che ci diceva che avrebbe fatto Berlusconi e che non è mai riuscito a fare? Perché non credete e non crediamo in noi? Io questa è l'unica cosa che chiedo alle persone ogni volta che mi fermano e che mi dicono, ah, la taverna, ma la taverna di che? Ognuno di voi probabilmente, fondamentalmente è migliore di me, ma ci hanno messo paura, ci hanno insegnato a vivere con la paura, ci hanno inculcato che non siamo niente, che non potevamo fare niente, che non avremmo mai preso in mano la nostra vita. Non è vero, questa è l'unica cosa che dovete pensare ogni mattina, la vostra vita ce l'avete in mano voi, quando andate a votare e quando andate a votare le amministrative, quando ancora vi si presenta Tizio, Caio e Sempronio e lo conoscete che è potente, lo conoscete che ha gli agganci. Fottetevene, perché i favori fanno morire, sono i diritti quelli per i quali dovete combattere e che valgono la pena veramente di vivere. Questa è l'unica cosa che Paola Taverna non se ne riesce.